votata la proposta di delibera quadro sulla multi-utility, la fusione fra Alia e Pubbliacqua, cioè fra il servizio idrico e il servizio dei rifiuti. È un passo su cui la Toscana e il Comune di Firenze è in ritardo di 20 anni, ma che comunque è un'iniziativa che determinerà e inciderà sulle nostre vite nei futuri decenni. In Toscana mancano gli impianti, mancano le infrastrutture, per cui rifiuti siamo costretti a portarli a giro per la Toscana. Per questo abbiamo presentato anche con il collega Cellai un ordine del giorno che impegna la Regione Toscana a costruire un termovalorizzatore di ultima generazione per poter distruggere i propri rifiuti in loco. Oggi abbiamo votato una delibera che era, di fatto ne conteneva 4. Io credo che il Consiglio Comunale di Firenze debba tornare a esprimersi sulla possibilità di creazione della holding, che deve essere, per quello che riguarda noi, del 51% controllata dagli enti locali e il 49% privato, e sulla possibilità della futura quotazione in borsa.